Porta Lecce, le notizie sempre con te. Carissimi, sono lieto di comunicare che Papa Francesco oggi ha nominato vescovo di San Severo Don Giuseppe Arrigo. Che vedremo nella tua vita e nel tuo servizio episcopale il compiersi delle grandi cose che solo l'Onnipotente fa. Noi ti ringraziamo perché nella tua vita sacerdotale, spesa con generosa dedizione nell'arcidiocesi di Otranto, hai fatto risuonare il sì di Maria. Noi ti accompagneremo con la preghiera e intanto ti auguriamo un ministero episcopale gioioso, fecondo di bene e sempre sorretto dalla grazia dell'Altissimo. Maria Immacolata, modello dei credenti, ti benedica maternamente e ti accompagni sempre. Buon cammino sulla strada della Chiesa e degli uomini e delle donne del nostro tempo per annunciare la parola che salva, ma con lo stile del buon pastore. Auguri. Solo su un
quadro della diagnosi si era collocato come tutti gli altri all'altezza dell'uomo. Era la decima stazione. C'era scritto Gesù spogliato delle vesti. Non so spiegarlo, ma quel momento della passione del Signore evocato da quella stazione mi ha attraversato il cuore. Era il secondo segno, lo stile per donare il Signore è quello di spogliarsi di se stessi, delle proprie vere o presunte certezze, delle proprie situazioni sicure di quello che si ha già. Mentre ancora mancavano ancora mezz'ora per l'appuntamento in consiatura, e non trovando in panchina nei paraggi, una panchina nei paraggi, scusate, dal tavolino di un bar vicino, ho letto il Vangelo del giorno. E lì il Signore mi stava attendendo con una parola precisa e inequivocabile. Chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. È stato un segno decisivo. Quando si dà la vita occorre essere disposti a darla fino alla fine, fino a perderla davvero, sapendo che lui è l'unico e vero guadagno, la bella preziosa. Annunzio